Hola a todos y muy buenos días, ¿qué tal están? Espero que estén muy pero que muy bien. En el vídeo de hoy les traigo tres verbos que solemos traducir o pronunciar mal en español. Ciao a tutti, in questo video vi parlerò di tre verbi che in genere pronunciamo male oppure traduciamo male in spagnolo. Il primo è telefonare. Telefonare in spagnolo si dice telefonear, non telefonar. Quindi io telefoneo, tu telefoneas. Allo stesso modo il verbo fotografare. Non si traduce fotografar, ma fotografiar. E quindi io fotografio, tu fotografias. Niente paura, se non ve li ricordate, potete sempre dire che io chiamo, per dire io telefono, e io sacco una foto, tomo una foto o hago una foto, anziché fotografio, che in effetti è un po' più complicato. Secondo verbo, io considero importante quello che dici. Non è io considero importante lo che tu dices, ma io considero importante lo che tu dices. Infatti, verbi come considerar, calcular, investigar, portano l'accento al presente dell'indicativo un po' più avanti. Quindi io investigo, tu investigas. Io calculo, tu calculas. Ah, come si dice a Cuba, tu non mi calculas, tu non mi consideri. Infine, ultimo verbo. Oh, qui non ci sto, non ci sto, è troppo stretto. A chi? No estoy. No, non è no estoy. Si usa il verbo caber, che vuol dire proprio starci. Quindi io non ci sto, yo no quepo. Ma attenzione, yo no quepo, però tu no cabes. È un verbo un po' capriccioso, non soltanto al presente dell'indicativo, ma anche negli altri tempi e modi. Ricordate che il verbo caber può avere anche un significato figurativo e quindi dire, per esempio, non c'è dubbio, no cabe duda, perché non c'è, non ci sta. Bene, non mi resta che augurarvi una buona giornata e come sempre, hasta muy pronto. Se vi è piaciuto questo video, se l'avete trovato utile, condividetelo. Non dimenticate, se vi va, per tanti consigli, quiz, indicazioni linguistiche e di viaggio, di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram. E se vi va, anche su YouTube. Bene, vi auguro una buona giornata e hasta muy pronto. Adios!